Qui al centro vaccinale qui a Reggio Calabria. Sì, oggi ho fatto una visita, oggi il centro vaccinale in Consiglio regionale ha aperto ai maturandi, un momento importante nella campagna di vaccinazione per la nostra regione, un momento di svolta soprattutto nella lotta al Covid, quindi alle porte dell'estate riuscire anche a iniziare a vaccinare gli adolescenti, i ragazzi è un passaggio strategico importante per la lotta al Covid. E con la sua candidatura la Regione Calabria è confermata o...? Ma il tema non è essere confermato questo o quel nome, io ho accolto e ho ringraziato non solo Francesco Boccia, non solo Enrico Letta, ma tutto il gruppo dirigente regionale e in larga parte anche il centrosinistra che mi ha chiesto di continuare sul tavolo nazionale a chiedere impegni sulla Calabria. La cifra sarà questa, ho già chiesto a Enrico Letta di convocare il tavolo nazionale anche con il presidente Giuseppe Conte. In quel tavolo la mia richiesta è l'impegno del governo sulla Calabria. O si azzera il debito sulla sanità, o si affronta il tema dei tantissimi comuni in dissesto e predissesto calabresi, o si affronta in maniera concreta il tema delle infrastrutture di Gioia Tauro, oppure il nostro impegno, diciamo così, sarà di lotta e battaglia politica. Non possiamo pensare di ragionare su tattica, non possiamo pensare di ragionare su sigle, non possiamo pensare di ragionare con le candidature autoreferenziali che pensano solo al proprio interesse. Oggi è il tema di chiedere un impegno nazionale sui problemi della Calabria. A me non interessa che ci sia solo un pennacchio di una candidatura. Servono degli impegni concreti, perché oggi siamo a un punto di svolta. La sanità in Calabria basta con le passerelle nazionali, o c'è un impegno sul debito e cancellare il debito sanitario per poter ripartire concretamente ed essere al pari passo con le altre regioni d'Italia, oppure noi resteremo sempre fermi al palo. Quindi io chiederò questo impegno. Il mio impegno diretto sarà misurato rispetto agli impegni nazionali che si prenderanno con le forze di centrosinistra che in questo momento stanno nel governo Draghi e stanno governando il Paese.